Prima di iniziare a fare l'agente immobiliare ero un dipendente, ero stato assunto presso un ministero qui su Roma. E prima studiavo, ero studente. Mi sono occupato sempre di attività commerciali, sia come venditore e successivamente come area manager. Prima di svolgere questa professione, mi occupavo di fare le consegne a domicilio. Ho iniziato a lavorare per una società di mediazione creditizia. Prima di lavorare in Toscano ero uno studente. Lavoravo nell'impresa edile di mio padre, ho avuto anche una brevissima esperienza come cameriere. Prima lavoravo a New York come intern sales in Moschino, quindi nel commerciale di Moschino. Entri in un'azienda meritocratica, attenta alla crescita, alle risorse umane, quindi alla formazione. C'è il percorso di inserimento, la formazione, gli strumenti che l'azienda ti mette a disposizione. Sicuramente non ti senti mai perso, si è seguiti in ogni momento della formazione e poi un altro vantaggio è la crescita in tempi brevi. Ho percepito che in azienda c'era grande attenzione nella crescita delle nuove risorse umane. Sin dall'inizio, sin dalle prime settimane, sono iniziati corsi di formazione in aula e l'affiancamento nell'attività lavorativa sul campo. È una grande scuola di vita e di lavoro. Una formazione pratica all'interno dei nostri uffici, all'interno delle nostre agenzie immobiliari, attraverso quello che è un progetto della Golden Domus Academy, quindi proprio un'accademia, un progetto dedicato unicamente alla formazione delle nuove risorse. Di avere ottimi margini di crescita, sia dal punto di vista professionale che da quello economico. Il giorno in cui ho capito che sarei entrato in Toscano e che in Toscano poi sarei anche rimasto, è stato il momento in cui ho finito il mio primo ed unico colloquio. Mi sento di dire di iniziare questo percorso senza pregiudizi. Credici, seguici e ti toglierai tante soddisfazioni. Di armarsi di tanta buona volontà, di avere fiducia in ciò che dicono i nostri team para sales manager. E poi di fidarsi delle indicazioni che gli vengono date quotidianamente. Di iniziare il percorso quindi con un cervello pulito. A chi sta per iniziare in Toscana vorrei dire di essere sempre molto determinati e di non aver paura di osare, perché chi osa vince sempre. E quindi ritengo di consigliare a tutti di iniziare perché è una grande scuola di vita e di lavoro. Ci sarà un tutor che ti seguirà in tutte le fasi lavorative, pertanto quello che tu alla prima esperienza dovrai fare è semplicemente mettere in atto quei consigli che ti vengono dati. L'altro consiglio può essere sicuramente quello di impegnarsi al 100%. Può sembrare scontato, ma se non diamo tutto, non potremmo dire di averci provato veramente.